e tutti. La legge politica, quella che se la prende con i propri funzionari, i propri dirigenti, i propri dipendenti. Perché coloro che non obbediscono, quelli che non leggono o non fanno riflessioni, non vanno bene. Devono essere trasferiti. Ebbene, oggi vi raccontiamo la più grande vergogna che si potesse verificare nel comune di Roma. Oggi ci arriva una lettera, tra l'altro non ce la dovevano dare, un atto pubblico che viene rifiutato al consigliere comunale. Abbiamo dovuto dire che chiamavate carabinieri se non ci veniva concesso. Solo dopo questa affermazione c'è stata la risposta. Una lettera a firma del dottor Mariano Marino, neo assessore alle risorse umane. Una lettera che va a richiamare un atto di giunta, un atto di giunta del 24 gennaio. Ma credetemi, voi la seduta di CEO di giunta, cosa affermata dal segretario generale, dottor Ferrara, De Simone, presidente del Consiglio Comunale, Stefano Ferrara, non c'è traccia. Una lettera che va a richiamare un indirizzo di trasferimento per il signor Troice Ferdinando, per le seguenti motivazioni. Ebbene, il signor Troice, nel corso degli ultimi mesi, ha assunto un comportamento non con gli indirizzi del sindaco e del consiglio comunale. I comportamenti non in linea si sono intrinsecati ultimamente, tra l'altro, anche negli articoli pubblicati sul periodico Concittadino, di cui Ferdinando Troice è il direttore responsabile. Tenuto conto di tale violazione, il comportamento del signor Troice ha fatto rinnegare il rapporto fiduciario. Ebbene, oggi con questa lettera si tenta di sentire un principio garantito dalla Costituzione, il principio della libertà di stampa. E io voglio fare appello ai miei colleghi, là, i giovani, i neoeletti, quelli che hanno la coscienza, quelli che sanno distinguere il bene dal male, il cattivo dal buono, il giusto dal giusto. E perciò noi presentiamo, signor Presidente, oggi un atto di indirizzo a firma di 9 consiglieri comunali. Un atto di indirizzo che va a bloccare questo procedimento, violativo di ogni tipo di norma, ogni tipo di libertà. Perché se un dipendente comunale, come diceva il mio collega, è improduttivo ed efficiente, esistono il contratto collettivo nazionale del lavoro, detta delle condizioni, non o il trasferimento o tentare di far scrivere a un soldato libero quello che vuole un'amministrazione. Questo è una gravità che noi non possiamo accettare. E oggi, signor Presidente, io chiedo che venga messo a votazione prima di concludere, prima di continuare il dibattito. Chiedo che venga messo a votazione questo atto di